Questa settimana a Inter Football Academy si controlla, prova a entrare in area di rigore. Bakayoko la mette tesa, il pallone passa ed è in porta. È un punto che ne vale qualcuno in più sicuramente. Dopo una settimana di sosta torna in campo l'Under 17, lo fa in casa contro il Brescia. Nerazzurri di mister Zanchetta che partono subito all'attacco con Corrado che è servito sulla sinistra. Pennella al cross in mezzo, si ritrova lì il pallone adorante, non riesce a trovare lo specchio della porta. C'è anche Gnucuri ormai ritornato dopo la squalifica. Bella l'apertura sulla sinistra con il cross deviato. Sul secondo palo arriva Lunghi. Cerca il destro, ma c'è la risposta di Ndoye. Ndoye che è bravo anche sul colpo di testa successivo di Adorante, quando però arriva un fischio dell'arbitro nell'area di rigore delle rondinelle. Brescia che si fa vedere in avanti con questa incursione di Gregorio. Palla deviata, Zambelli favorito da un rimpallo, serve Tonali e bravo Tintori a dire di no all'inserimento del centrocampista bresciano. Ancora Gnucuri protagonista, questa volta la mette indietro a rimorchio per il Cassà. Bello il tiro, bella anche la risposta di Ndoye, tiro raso terra che non sorprende il portiere del Brescia. Adorante se ne va alla grande sulla sinistra, cerca un altro cross, palla che in qualche modo arriva a Pelle che però non riesce a quel punto a sfruttare l'occasione. Un primo tempo in cui l'Inter domina e cerca in tutti i modi il vantaggio ancora una volta con Adorante, senza però riuscire a sbloccare il match. Ci prova anche Visconti, bello il pallone, solo leggermente lungo per Pelle. Insomma, il primo tempo si chiude sullo 0-0 nonostante le tante, tantissime occasioni. Nella ripresa ancora una volta Inter in avanti, questa è la prima occasione del secondo tempo con la risposta a terra di Ndoye. Da qui in poi però l'Inter non si ferma più, sblocca la partita, entrato dalla panchina Merola, calcia in porta senza neanche guardarla. Bello il tocco in profondità per il numero 19 che poi calcia col sinistro senza guardare la porta. Inter 1, Brescia 0. È il gol che serviva alla squadra di Zanchetta per sbloccare la gara, mentre inizia a piovere molto forte sul cielo di Milano. Visconti per il 2-0 fa tutto da solo e lo fa benissimo. Destro sul palo lontano, dopo una bella azione in solitaria esulta il numero 11 che va a prendersi l'abbraccio della panchina. Inter di Zanchetta che trova allora il gol del raddoppio. 2-0 nel secondo tempo. Fatto il secondo, arriva anche il terzo gol direttamente sul rinvio del portiere. Si addormenta la difesa del Brescia, ne approfitta Gnucuri. Arriva poi dopo la respinta di Ndoye il gol di Adorante, che dunque chiude al meglio una settimana in cui era anche andato in gol nell'amichevole giocata, nella partitella giocata dalla primavera contro la prima squadra. Terzo gol del match, il gol del 4-0 arriva con il capitano Grassini, anche lui è entrato dalla panchina, che recupera il pallone, si fa tutta la fascia, entra in area, prende il fondo, cross dentro, appoggia di testa in tuffo Merola per il gol del poker. Inter 4, Brescia 0. Dopo averci provato per tutto il primo tempo riesce finalmente a sfondare la squadra di Zanchetta, 4 reti tutte nella ripresa, 4 reti che valgono i 3 punti ai nerazzurri. Nel finale il Brescia non ci prova più. Inter 4, Brescia 0. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.